Un cordiale saluto a tutti coloro i quali ci stanno dedicando la loro attenzione seguendo i nostri appuntamenti settimanali. Ringrazio i parlamentari che hanno accettato l'invito del Presidente della Cassa di Previdenza dei Ragionieri e degli esperti contabili Luigi Paiuca e che parteciperanno al 29° forum promosso dalla CNPR. Oggi nel nostro webinar si parlerà di PNRR, un contratto con l'Europa per la crescita del Paese. Lo stato dei lavori su fisco, sanità, agricoltura e innovazione. Il nostro obiettivo, come di consueto, è di raccogliere le opinioni, le proposte concrete dei nostri autorevoli ospiti. E allora, grazie all'onorevole Luigi Casciello, esponente di Forza Italia, Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Buonasera. Grazie al senatore Patrizio La Pietra, esponente di Fratelli d'Italia, Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica. Grazie, buonasera anche a voi. Grazie al senatore Manuel Vescovi, esponente della Lega, Commissione Affari Esteri di Palazzo Madama. Sì, grazie e buonasera a tutti voi. Grazie dell'invito. Grazie a Mario Chiappuella, commercialista di Massa Carrara. Grazie a tutti, bentrovati. Grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere d'amministrazione della CNPR e collega giornalista. Buonasera a tutti, cominciamo subito. Grazie Paolo, attiviamo subito il primo giro di domande. Allora io mi rivolgo subito all'esponente di Forza Italia, Luigi Casciello, PNRR al Sud, 40% di fondi. C'è la sfida quindi per intercettare questi 82 miliardi da parte di Bruxelles, onorevole? Sicuramente un grande passo avanti, riteniamo sia stato fatto con il 40% destinato, dal 34 al 40% destinato al sud. Questa norma è fortemente voluta, proposta dal ministro del sud Mara Carfagna, di cui tra l'altro mi onoro di essere consigliere politico. Il vero problema ora sarà spenderli bene. Il 40% è fondamentale anche perché non ci sarà più la possibilità, anche in caso di non utilizzo, di incapacità di utilizzo, di trasferire altrove i fondi destinati al sud, come spesso è accaduto fino ad ora. Il vero problema però è spendere e spenderli bene. Quindi i comuni non solo vanno messi in condizione di poter presentare progetti cantierabili, progetti esecutivi, che al di là delle manifestazioni di interesse, che pure adesso con i bandi, l'ultimo, quello per l'innovazione rivolto soprattutto ai centri di ricerca, che le cui domande di manifestazioni di interesse andavano presentate entro il 12 novembre, che si vada quindi in questa direzione per l'equità sull'utilizzo dei fondi. La partita è appena iniziata. I tempi sono stretti, però è un'occasione irripetibile da non perdere. Grazie, grazie onorevole. Allora, io vado dal senatore Patrizio La Pietra, Fratelli d'Italia, e mi sposto su un altro terreno, quello dell'agricoltura. Parlo di PNRR collegato al piano agricolo comunitario, significa investire in agricoltura. Io le pongo anche una domanda che si stanno, diciamo, che incomincia un po' a serpeggiare tra gli addetti ai lavori, ma anche per coloro i quali tengono a cuore l'ambiente, e cioè si parla di dover piantare 60 milioni di alberi, ma c'è un piano nazionale ad hoc? E allora, senatore? Allora, io se, scusate se il collegamento non è massimo, ma sto visitando nell'Agro Pontino tutta la filiera del florovivaismo, quindi un'azienda importante dove il tema del PNRR è un tema centrale perché le nostre aziende hanno bisogno sicuramente di investire e di piani concreti per poter sviluppare il settore. E sono un po' preoccupato, vi dico la verità, perché al di là degli annunci, ancora non vediamo dei piani concreti su cui poter lavorare. Se a questo poi affianchiamo anche il lavoro che il Ministero dell'Agricoltura dovrebbe fare per la nuova PAC, cioè il piano
la politica agricola comunitaria, dove entro il 31 di dicembre doveva essere presentato il piano strategico nazionale per l'agricoltura e ancora a oggi non ce n'è traccia, capite che il settore dell'agricoltura è abbastanza preoccupato. Per quanto riguarda le risorse del PNRR, devo dire che in agricoltura siamo abbastanza delusi, perché su circa 290 miliardi complessivi del PNRR, solamente 5-6 miliardi sono diretti per progetti diretti in agricoltura. E sinceramente per un settore primario e importante come quello agricolo e agroalimentare per l'Italia, riteniamo che queste risorse siano veramente poche. Grazie senatori, allora voltiamo ancora una volta pagina, questa volta mi faccio dare una mano da Mario Chiapuella per rivolgere una domanda al senatore Manuel Vescovi. Sì, onorevole, allora lei è autore di un disegno di riforma costituzionale che riscrive totalmente l'assetto del nostro Stato, direi un disegno di riforma di stampo risorgimentale, quasi, insomma, nello spirito di Cattaneo. I punti forti di questo disegno di legge sono un'impronta presidenziale molto forte, con un presidente federale eletto a suffragio universale, un'impronta federalista con l'intento di valorizzare i singoli territori con il loro patrimonio storico-culturale, un forte impegno sull'imprenditività, cioè valorizzare al massimo le capacità delle persone e la crescita personale. Altro punto fondamentale è la magistratura, con una separazione ab origine delle carriere fra la magistratura inquirente e quella giudicante. Nell'ambito dell'attuazione del PNRR, le regioni che maggiormente assomigliano agli stati federali da lei pensati ed ipotizzati avranno un ruolo importantissimo e da più parti si ha il dubbio che esse possano svolgere i loro compiti con efficienza ed efficacia. Come si potrebbe innestare in questo scenario l'assetto istituzionale da lei pensato e proposto in merito a un'attuazione efficace del piano? Allora, io tanto grazie della domanda, parto da un presupposto, che noi abbiamo seminato in un modo da 70 anni e stiamo continuando a seminare nello stesso modo e di conseguenza i risultati non li puoi ottenere seminando sempre nello stesso modo, pensare di ottenere dei risultati diversi, ma otterremo sempre i soliti risultati. Le regioni che poi daranno la colpa allo Stato se non hanno fatto i loro piani, lo Stato che dirà no, ma è colpa della regione, intanto ci rimettono i cittadini italiani. Ne è una prova il PNRR, ma tutta la situazione italiana, per cui io parto da un presupposto. Il Covid l'ho paragonato a non dico una seconda guerra mondiale perché ha sbagliato, però un periodo duro del nostro periodo, siamo usciti dalla seconda guerra mondiale, oggi stiamo per uscire, abbiamo la speranza di uscire da una pandemia mondiale, è il momento giusto per fare le riforme di questo paese. Questo paese se non fa le riforme, secondo me non ce la fa. Non ce la fa perché ormai è una struttura vecchia. Noi abbiamo adesso ci apprestiamo a eleggere un Presidente della Repubblica basato su un Parlamento ormai obsoleto, fatto di un percentuale di partiti che ormai non rispecchiano più la volontà del popolo e con dei numeri completamente diversi. Il popolo, prima eravamo 945 più senatori a vita, oggi dovremmo essere 600 in base alla volontà del popolo, però siamo ancora 945, ci sono i parlamentari che non sono liberi, è sbagliato, però comunque hanno tutta una serie di retaggi sul prossimo Presidente della Repubblica e questo federalismo che non è mai partito, l'autonomia che non è mai partita, abbiamo ancora classi dirigenti a livello regionale che pensano ci pensa lo Stato, ma in realtà poi deve essere la Regione, per cui questo Paese ha bisogno di questa grande riforma. Se non la fa è un Paese che sarà inesorabilmente destinato a un lento declino, proprio per la sua struttura. Abbiamo avuto, li ho contati, 67 governi in 65 anni. Secondo voi un'azienda, paragoniamolo a un'azienda con 60 milioni di abitanti, può essere gestita ogni anno con un cambio di amministratore? No, è la stessa cosa nostra. Ripeto, 67 governi in 75 anni di Repubblica. Ecco, va cambiata la struttura, l'assetto del nostro Paese. Se facciamo questo, allora l'Italia può avere veramente una marcia in più rispetto a tutti gli altri, perché le potenzialità le abbiamo,
A quel punto andiamo a valorizzare i singoli territori, andiamo a mantenere l'unità nazionale con un presidente forte, eletto direttamente dai cittadini, che per 5 anni conduce un paese con dei ministri che durano 5 anni. Pensate solo a livello internazionale, oggi la politica estera è strategica, ogni anno si trovano un ministro diverso, cosa possono pensare i nostri interlocutori? Per cui capite bene che è una cosa che il paese ha bisogno di questa grandissima, grandissima riforma. Grazie senatore, e allora vado subito da Paolo Longoni, primo bilancio di questo primo giro, Paolo. Dunque, il giro di boa è interessante, sia perché abbiamo sentito parlare, ed è assolutamente corretto al giorno d'oggi, della necessità di rendere più aderenti alla realtà attuale le istituzioni, che hanno bisogno di essere modernizzate, sia perché abbiamo sentito parlare del Piano Nazionale di Ripresa, che è uno strumento fantastico nella disponibilità di chi governa lo Stato e i territori per innescare qualcosa di grande per il futuro, sia perché abbiamo sentito parlare di agricoltura, che sembra il settore di impresa più negletto, il settore di impresa più preistorico, il meno interessante. Ma non va mai dimenticato che l'agroalimentare, per esempio, produce 208 miliardi di PIL in Italia, che rappresentano quasi il 12% del prodotto nazionale. E quindi non si può non prescindere, non si può prescindere in un piano di sviluppo dallo sviluppo agricolo e dallo sviluppo dell'agroindustria. Grazie Paolo. Allora, come dicevi, siamo al giro di boa, noi introduciamo come di consueto il tweet, quindi io faccio una domanda ai nostri ospiti, mi aspetto una risposta telegrafica, massimo 30 secondi. Abbiamo parlato nelle scorse settimane di IMU, noi ora proponiamo una versione, diciamo, diversa, anche perché se ne sta tornando a parlare. E allora, voi siete favorevoli o contrari all'esenzione IMU sui beni ecclesiastici? Partiamo dall'onorevole Casciello. Ma innanzitutto non è assolutamente vero che l'IMU, che i beni che la Chiesa Cattolica, che la CEI per intenderci, non debba pagare l'IMU su tutto. Per stare nei 30 secondi, quindi io sono per il mantenimento e la conservazione della quale regime tributario riservato alla Chiesa Cattolica. Senatore La Pietra. Beh, concordo con l'onorevole Casciello, anch'io sono per mantenere la situazione attuale, anche perché, voglio dire, è chiaro che al limite potremmo fare una distinzione tra quelli che sono gli edifici, ma gli edifici di culto non vedo perché si debba pagare l'IMU. Cioè, sarebbe logico secondo voi pagare l'IMU sugli ospedali o su qualsiasi tipo di edificio che è invece di interesse pubblico? Io non credo sia una situazione di buon senso. Grazie senatore, sentiamo cosa ne pensa il senatore Vescovi. Sono perfettamente d'accordo, quando c'è culto ci deve essere libertà e non ci devono essere le tasse, ci mancherebbe altro su una chiesa andare a metterci l'IMU, sarebbe una follia. E allora ascoltiamo i due professionisti, prima Mario Capuella. Allora, non esiste una norma di legge che esonera gli enti ecclesiastici dal pagamento dell'IMU. L'unica esenzione riguarda ovviamente, come abbiamo detto, i luoghi di culto. Quello che fa la differenza può essere l'uso che viene fatto di questi immobili. Spesso gli enti ecclesiastici fanno uso sociale dei beni immobili come attività ospedaliere, scuole, eccetera, ma al pari di anche altri enti, cosiddetti enti non commerciali, che possono svolgere la stessa funzione. Per cui privilegiare l'uso per il bene della comunità. Grazie Mario, sentiamo Paolo Longoni. Recepisco le risposte che sono state date senza entrare assolutamente nel merito. È però quanto mai opportuno che un corretto censimento identifichi quali immobili sono effettivamente, ci mancherebbe altro, adibiti a culto e quindi indiscutibilmente esenti da qualunque tipo di imposizione, quali immobili sono destinati a usi sociali e quali invece sono destinati a usi commerciali, perché spesso c'è un po' di confusione in questa situazione.
Grazie Paolo. Io allora vado al secondo giro di domande velocemente. Mi rivolgo all'onorevole Cascello. Allora, è notizia dell'altro giorno che il governo chiederà la proroga della decontribuzione al sud del 30% dopo l'ok dell'Europa. È una battaglia che è stata portata avanti e che può dare, diciamo, la possibilità nel mezzogiorno, di poter attivare nuovi contratti, onorevole. Ma è una strada ancora in salita. Ieri il ministro del Sud, il ministro Garfagni, è stato a Bruxelles proprio perché per strappare un sì che speriamo possa arrivare in questa prospettiva. Ma è anche vero che dal mio punto di vista sarebbe sicuramente una strada che è più agevole, quella della decontribuzione, ma non basterà, nel senso che il ragionamento fatto nella conversazione anche dell'utilizzo dei fondi del PNRR, del tentativo di dare norme certe, penso anche alla riforma fatta per dare il ZES con poteri più definiti e più certi per i commissari, perché sì, come invece prima la norma, il regolamento, un'azienda estera per venire a investire in un'area ZES italiana se doveva essere costretta ad attraversare un ginepraio di norme autorizzative, ditemi voi perché mai sarebbe dovuta venire qui. Quindi si è fatto un passo importante. Quindi la decontribuzione con una semplificazione sicuramente può dare una risposta forte dal punto di vista produttivo e quindi dal punto di vista occupazionale. È fuori discussione che gli sforzi fatti anche ieri dal ministro Carfagna a Bruxelles vadano in questa prospettiva e contiamo che il risultato possa essere positivo, ma deve arrivare una risposta comunque in tempi brevi. Grazie onorevole. E andiamo dal senatore La Pietra. Questa volta la domanda la formula Mario Capuella. Allora, senatore, il PNRR, Next Generation EU, ha assunto un ruolo centrale per la ripresa italiana ed europea dopo il terremoto dal punto di vista economico, soprattutto della pandemia. L'individuazione di progetti e interventi, sia a livello nazionale che locale, stanno mettendo in allarme le istituzioni centrali e locali al fine di scongiurare il pericolo di non utilizzare al meglio i fondi. Nei mesi scorsi alcune forze politiche avevano immaginato mega strutture slegate completamente dai circuiti istituzionali, facendo balenare in questo modo una sfiducia verso questi enti quanto a capacità di progettazione, gestione efficiente ed efficace di questi fondi. La scelta fatta poi è stata dal governo è stata quella di mettere in campo le istituzioni nazionali con dei massicci aiuti anche esterni. Anche noi commercialisti abbiamo firmato una convenzione per mettersi al servizio col Ministero della Funzione Pubblica. In sostanza, cosa pensa e quali aspettative ripone nella gestione dei fondi del PNRR, come è stato fino ad oggi impostata dal governo? Ben sapendo che questi sono fondi a debito e che quindi andranno restituiti e in questa prospettiva dovranno generare un debito cosiddetto buono, come affermato più volte dal presidente Draghi. Bene, grazie della domanda. Intanto le voglio dire questo, quello che mi preoccupa fondamentalmente di tutta questa situazione è che noi non vediamo una strategia per quanto riguarda il collegamento di tutti questi piani, cioè qual è il piano strategico per le infrastrutture nazionali. Noi abbiamo porti isolati dalle ferrovie, non abbiamo collegamenti al sud, di anzi si parlava del sud, ma al sud non basta solo la decontribuzione, servono progetti seri di infrastrutture, serve garantire la legalità, servono tante cose. Su questo non vediamo un progetto concreto nazionale. Il sistema sanitario come si deve indirizzare? Da che parte deve andare? Dobbiamo avere ancora regioni con sanità di serie A e di serie B, dove la garanzia della salute in certe regioni è garantita, in altre no?
sull'infrastruttura, ve l'ho detto, ma anche sullo sviluppo economico, sui distretti, cioè sull'ambiente. Dianzi mi è stata fatta la domanda della piantumazione di 60 milioni di alberi. Bene, qual è il piano nazionale che definisce questi 60 milioni di alberi? Dove li prendiamo? Dovremo fare un piano per produrli, per farli crescere? Dove li facciamo? Se noi abbiamo bisogno di spazi per i vivai, per produrre queste piante, poi i comuni e le province non danno le autorizzazioni per l'uso dei terreni, non li possiamo fare. Abbiamo troppe contraddizioni. Ecco quello che mi preoccupa, proprio per il fatto che è un debito su cui noi stiamo scaricando questo debito sulle future generazioni. Come spenderemo bene, se spenderemo bene queste risorse? Perché non vediamo dei piani strategici che possano collegare le situazioni del nord al sud Italia. Non possiamo fare delle cose a spot. Ricordo anche, lo ricordo a me stesso, ma lo ricordo anche a voi ospiti, che noi questi governi che si sono succeduti dalla pandemia ad oggi, abbiamo speso esattamente a debito le stesse risorse che stiamo aspettando dal PNRR, e non mi sembra che i risultati siano stati positivi. Cioè abbiamo gettato circa 250 miliardi per sostenere la nostra economia, ma senza risultati. Non abbiamo creato debito, come voi definite debito buono, abbiamo investito nel reddito cittadinanza o in altre misure che non portano sviluppo. Quindi la preoccupazione è forte, ben vengano queste risorse, cerchiamo di spenderle bene, ma soprattutto cerchiamo anche di fare dei piani strategici nazionali che al momento non vediamo. E allora, diciamo, cresce un po' la preoccupazione rispetto a tutte queste argomentazioni che abbiamo messo sul tavolo. Io ora ne pongo ancora un'altra e la pongo al senatore Vescovi. Lui è componente della Commissione Affari Esteri. E allora io gli chiedo: cosa si sta facendo concretamente per aiutare l'internazionalizzazione del Made in Italy? Perché le grandi aziende sono ovviamente attrezzate in house, in autonomia, mentre invece le micro, le piccole, che potrebbero, diciamo, utilizzare questo canale estero, perché il Made in Italy sta tornando in maniera forte, secondo lei com'è possibile? Ma io non vedo, allora io parto da un presupposto che la grandezza di un paese si misura dalla propria politica estera. Noi oggi abbiamo, secondo me, un ministro degli esteri totalmente inadeguato a gestire questo sviluppo, che è sia la politica estera e sia la parte dello sviluppo delle aziende. Io mi rendo conto, guardi, io l'altro giorno ho fatto un'interrogazione sugli Emirati Arabi, perché ha fatto una cosa al ministro, sono rimasto anche un po' a bocca aperta, per cui vedo che manca strategia. L'Italia oggi, se vuole diventare grande, vuole tornare ad essere veramente leader, deve posizionarsi da un punto di vista centrale nell'energia, nella cultura, nelle infrastrutture, in tutto il Mediterraneo allargato. Ecco, noi dobbiamo diventare, perché lo siamo, perché lo potremmo diventare, perché lo siamo stati anni e anni, anzi secoli fa, centrali in quest'area. Se non abbiamo la struttura della Farnesina, dove la verità funziona, abbiamo degli ottimi funzionari, degli ottimi ambasciatori, manca scarsità della guida e della visione. Dobbiamo diventare veramente centrali in quest'area, dai Balcani al Marocco, dall'Egitto alla Spagna. Tutto, io lo definisco l'ex impero romano, per capirci, non intendendo impero, ma intendendo un'area geografica nella quale, perché se non lo facciamo noi lo fa la Turchia. Io mi ricorderò sempre, quando c'è stata la crisi della Libia, sono stato a Palazzo Chigi, ho parlato con il presidente Conte e con il ministro degli esteri Luigi Di Maio, e mi dicevano: no, la Merkel ha detto, no, Macron ha detto. Ma io a un certo punto dico: sì, ma l'Italia, la posizione qual è? Perché a me di quello che dice Macron e che mi dice la Merkel non mi interessa, io voglio la posizione del nostro paese. E la conferenza è stata fatta a Berlino, ma la crisi libica ci deve essere fatta eventualmente a Palermo o a Roma, la discussione, no a Berlino. Ecco, manca purtroppo carisma, una visione nella politica estera italiana, che secondo me è uno dei dicasteri più importanti in assoluto, perché rappresenta la grandezza di un paese e potrebbe veramente aiutare le nostre imprese all'estero, ma manca il sistema. Se l'è portata come competenza al ministro Di Maio, al proprio ministero, ma non è, secondo me, adeguato a fare questo.
Grazie senatore. Io allora, prima di chiedere a Paolo Longoni, diciamo, di tracciare il bilancio, mi permetto di fare una domanda a tutti i nostri ospiti con una risposta anche qui telegrafica. E allora, qual è secondo voi la priorità del territorio rispetto alla quale Draghi deve mettere in campo con la cabina di regia sul PNRR? Però 30 secondi, veramente 30 secondi. Cascello. Io ripartirei dalla domanda del dottor Chiappuella, cioè la priorità è mettere in condizione gli enti locali di presentare progetti veri, realizzabili. Per farlo non è una disaffezione o una disistima nei confronti dei dirigenti, delle strutture territoriali, ma un'evidente impossibilità per risorse, per anzianità del personale ed altro. Devono essere assiste, infatti, anche con il Ministero della Coesione, c'è l'Agenzia della Coesione, è stata messa a disposizione degli enti personale che però deve essere qualificato per realizzare i progetti. Questa è la priorità. Cioè, la priorità non è avere i soldi che abbiamo, ma spenderli bene. Grazie onorevole Cascello. Sentiamo che cosa ne pensa invece il senatore La Pietra. La mia priorità è il lavoro, la creazione dello sviluppo delle aziende. Dobbiamo investire sulle aziende, dobbiamo liberare le aziende da tutti i vincoli e sicuramente semplificare il sistema burocratico italiano. E perché il lavoro si crea solo permettendo alle aziende di poter lavorare ed investire, se no sono, purtroppo rimangano solo cose di principio. Chiaramente bisogna modernizzare il paese. Allora andiamo subito dal senatore Vescovi. Allora, qual è la sua priorità sul PNRR? Io penso che oggi la priorità in assoluta sia sicuramente modernizzare il paese, per cui direi infrastrutture, puntando molto su infrastrutture moderne, digitalizzazione, pensare a come essere anche autonomi da un punto di vista dell'energia e per quanto riguarda un cambio epocale del nostro paese, la cultura. Passare da una cultura assistenzialista a una cultura di imprenditività, cioè pagare le persone per quello che fanno e non pagare le persone a stipendio fisso, sia nel pubblico che nel privato, per cui pagare le persone a merito per quello che fanno, carriere legate alla produttività e non a stipendifici. Grazie, grazie senatore. Allora, le conclusioni di questo CNPR Forum le affidiamo a Paolo Longoni. Bene, una delle argomentazioni più interessanti che è emersa è la necessità di ridare, o meglio di dare, perché non si ridà una cosa che non c'è, infrastrutture corrette al nostro paese. Infrastrutture che sono diverse a seconda del territorio. Vale a dire, un piano strategico generale non può che prevedere, per esempio, in Sicilia che si facciano finalmente le reti degli acquedotti, perché in Sicilia non ci sono gli acquedotti, in Calabria che ci siano strade, ferrovie e mezzi di trasporto delle merci e dei beni da una parte all'altra, perché sul lato ionico è impossibile spostarsi, o in Lombardia che si faccia qualcosa per evitare che ci sia la croce da Milano a Brescia di impiegare 2 ore per poter fare pochi chilometri, perché un'autostrada enorme a quattro corsie è comunque stracolma di veicoli. Quindi è necessario che una strategia globale vada a filtrare quali sono le infrastrutture che devono essere la dotazione necessaria per un paese che si modernizza. Grazie Paolo. E allora io ringrazio i parlamentari che hanno accettato l'invito del presidente della Cassa dei Ragionieri e degli esperti contabili Luigi Pagliuca e che hanno partecipato al 29° forum promosso dalla CNPR sul tema PNRR con un contratto con l'Europa per la crescita del paese, lo stato dei lavori su fisco, sanità, agricoltura e innovazione. E quindi grazie all'onorevole Luigi Cascello di Forza Italia. Grazie a voi e a risentirci, ci vedremo in fretta. Grazie al senatore Patrizio La Pietra, Fratelli d'Italia.
Grazie mille, grazie dell'opportunità. Grazie al senatore Manuel Vescovi, Lega. Grazie a voi e grazie della vostra disponibilità, del vostro tempo. Grazie a Mario Chiappuella. Grazie a tutti voi dell'occasione di incontro, molto proficuo. Grazie a Paolo Longoni. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato o ascolteranno in registrata il nostro forum, che va in diretta sulle varie piattaforme e in registrata sulle televisioni. La nostra 29esima fatica si conclude oggi. Ci vediamo per la 30esima volta. Grazie a te Paolo e a tutti coloro i quali ci hanno dedicato la loro attenzione seguendo il nostro appuntamento di oggi. Va il mio personale ringraziamento ed un cordiale saluto.